Buonasera amici di Un Teco Rosan, siamo questa sera nell'atmosfera incantevole della Sala Fedora del Teatro Umberto Giordano di Foggia e siamo qui per conversare con il direttore eh, artistico della sezione Musica Classica e Lirica, il maestro Luciano Natale. Buonasera Luciano. Buonasera Rosan. Grazie per averci concesso l'intervista. Grazie a te. Parliamo di Luciano che ha un curriculum di grande rispetto nonostante la giovane età nasce a Foggia negli anni 70 e studia al conservatorio eh, Giordano di Foggia e si diploma in canto e pianoforte per poi continuare eh, il suo perfezionamento e i suoi studi anche al conservatorio santa Cecilia di roma eh, con ehm, sotto la guida di due grandi maestri eh, sesto bruscantini e enzo dara eh, canta come baritono in varie piazze italiane e a somma continua ad assommare i titoli di perfezionamento e adesso appunto come abbiamo detto oltre ad essere eh, cantante lirico, musicista, si diploma anche, si perfeziona in musicoterapia, è docente in un istituto superiore foggiano, l'istituto Notarangelo Rosati di Foggia, è eh, anche presidente e fondatore dell'Accademia Amadeus Mozart e è, è stato anche direttore della, del club Rotary eh, qui a Foggia mm. E, mm. e ha un, appunto una carriera di tutto rispetto, come dicevamo, è molto ampia. Luciano, Musicista, cantante, musicoterapista, docente, che cosa intendi dare alla nostra città ancora? Innanzitutto come fai a sapere tutte queste cose? Dove le hai prese? Mi sono informata. Informata, Innanzitutto devo ringraziare eh, la città di Foggia che adesso mi hanno dato loro qualcosa, sono loro che mi hanno nominato, quindi a questo punto sono loro che mi hanno dato quello che devo dare non lo so, eh, stiamo programmando io mh, come ho detto precedentemente essendo un tecnico darò la mia disponibilità, tutta la mia parte tecnica la andrò a sviluppare all'interno del, del teatro, per quello che possa essere un consiglio di base, quello che può essere una programmazione anche lirica che può essere una programmazione strumentale. Le idee mh, ce ne sono, ce ne sono tante, tutto è ancora in fase di elaborazione. e di preparazione. E di preparazione. Parliamo un po' anche della tua formazione. Abbiamo detto che hai superato il concorso Uh, per il Santa Cecilia di Roma e studiato appunto con uh, Bruscantini e Dara. Quanto hanno influito questi grandi maestri lirici e professionalmente e umanamente? Stare a fianco dei grandi musicisti, ci sono i pro e i contro, in, in questo caso i grandi cantanti come Sesto Bruscantini e Enzo Dara, che sono le, le colonne portanti del teatro buffo in Italia. Ho conosciuto Sesto Bruscantini all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Stare vicino a loro sono delle, mh, è molto, sono delle persone molto, mh, molto preparate, eh, sono, eh, stare a fianco a un genio significa avere dei cambi repentini, i cambi repentini sono difficili da gestire. Però con loro ho preso ciò che invece si, svilu si doveva sviluppare nella, nella parte teorica, scolastica, cioè quello che non si sviluppa nella parte teorica si sviluppa sul palcoscenico, se poi al tuo fianco hai dei grandi personaggi come Sesto Bruscandina e Enzo Dara, il quadro si chiude e quindi riesci a, a ottenere il massimo, anche perché, ehm, qui apro una parentesi dal punto di vista didattico, L'esperienza di ogni cantante deve passare per il teatro buffo. Il teatro buffo, i cambi repentini di scena, i recitativi che sono all'interno della, della stessa opera, sono una forma mentis importante per il discente. Non può un discente oggi che studia, che si avvicina allo studio del bel canto, quindi allo studio del canto lirico, partire direttamente con il melodramma, quindi con queste opere di spessore. Devono passare per il teatro buffo, devono passare per i grandi recitativi, dove ci sono le grandi fioriture, i grandi vocalizzi. Per poi accedere alla, al melodramma, quindi delle opere di un certo spessore, quindi di, un, di una certa importanza scenica e canora. E questa è un po' la trafila del cantante lirico. E a volte anche l'errore che si, si, si commette quando si inizia a studiare canto. Bene. E tu hai abbandonato Foggia, o sei andato via da Foggia giovanissimo, appunto per recarti a Roma. Quanto ti sei sentito amato e abbandonato dalla tua città nel contempo? Ma abbandonato no, perché sono stato io che ho abbandonato la città, sono andato io via, non, non mi sento abbandonato. Però a volte non mi sono sentito abbandonato. Il, il silenzio della città, sì, quello fa male, quello ferisce, perché non c'è più silenzio eloquente della, della, del silenzio stesso nei confronti di un artista. Perché nell'artista, sia in maniera positiva o che negativa, se se ne parla, crea sempre movimento e quindi crea sempre il movimento dell'artista. No, non mi sono sentito abbandonato. Sono io che ho abbandonato questa città e poi. Sono ritornato. Sei ritornato e noi siamo contenti del fatto che tu sia tornato. Parlavi appunto del silenzio e della sofferenza. Un artista è destinato a soffrire? Ma io penso che la sofferenza sia nel corredo genetico dell'artista. Non c'è un artista senza sofferenza. Perché, qui apro anche un'altra parentesi a me, sono sempre piaciuti gli studi classici, mi rifaccio a una citazione latina, cioè facit indignatio versum, lo sdegno i versi, se non c'è sdegno, se non c'è sofferenza non c'è produzione dell'artista, però qui c'è un'arma a doppio taglio perché secondo il mio parere la sofferenza può annullare o può dare una produzione positiva all'artista. La può annullare nel senso che se la sofferenza è grande e non viene gestita l'artista rifiuta di produrre, di fare l'artista e quindi si annulla. Se invece la sofferenza serve come stimolo a dare una dimostrazione oppure di rivincita, automaticamente c'è una produzione dell'artista. Quindi per me l'artista non ha una programmazione, una produzione mediocre. O è nulla, la sua o è nulla oppure la produzione è, è, è eccellente. E, è e questo lo provoca proprio la, la sofferenza dell'artista. Stai dimostrando ovviamente di avere una grande sensibilità e noi sappiamo che per questa tua grande sensibilità tu ti occupi di volontariato, eh, prepari manifestazioni, addirittura hai diretto a Natale un coro di 130 bambini organizzato in pochissimo tempo, meno di un mese, però tu non ami parlare eh, di tutto ciò che fai a livello sociale, come mai? Eh, lo stiamo facendo ora però. <ride> no, non ami promuovere non queste promuovere. attività. No, ehm, fare solidarietà eh, appartiene anche al corredo dell'artista. Dell Però la solidarietà è più difficile farla quando non si riesce a sbarcare il lunario, mentre è più facile quando uno ha già le spalle più forti, quindi è facile parlare di beneficenza quando si è forte alle spalle. Mm. È difficile parlare di beneficenza quando non si ha una disponibilità anche eh, economica, perché gli artisti soffrono anche questo. Soffrono la, soffrono la parte economica perché difficilmente eh, riescono a guadagnare, difficilmente riescono a proporsi. Oggi l'artista è visto sempre sotto forma della beneficenza, perché viene chiamato un po' come corredo alle, a, a, a tutto ciò che è l'associazionismo però eh, la beneficenza va fatta, fa, fa parte come dicevo precedentemente del corredo dell'artista art, dell quello che è successo a Natale eh, del coro dei 130 bambini e se non si chiude il cerco se non siamo tutti a parlare la stessa lingua è difficile parlare di beneficenza, ti faccio un esempio per poter fare un concerto in beneficenza c'è bisogno anche di chi dà il pianoforte in beneficenza, c'è bisogno di chi dà una sala in beneficenza, c'è bisogno di chi dà la disponibilità, ad esempio il concerto dei 130 bambini, la dirigente della San Pio X mi ha chiamato, dice Dicendo sa maestro, dobbiamo, vogliamo organizzare uno spettacolo per questi bambini e farli cantare a Natale. Quindi c'è stato il prete Don Daniele, il parroco della Chiesa di San Piodecico, che ha messo a disposizione la Chiesa quasi 24 ore su 24, la dirigente che ha dato la disponibilità di utilizzare le aule per le prove, i genitori che hanno dato la disponibilità di accompagnare i bambini per fare le prove. Tutti, cioè il cerchio si chiude quando tutti parlano la stessa lingua, altrimenti non si può parlare di. Basta che una pedina viene fuori e non si può parlare più di beneficenza. Bene. E torniamo a parlare della tua carriera professionale in senso stretto. Eh, cosa ne pensi dei luoghi deputati alla formazione musicale quali licei e musicali e conservatori? Casp, questa è una domanda di pedagogia musicale. Ma io mi ricordo il conservatorio quando, si, mh, quando passavamo l'esame si portava il, il regalo, si portava il panettone al maestro di riferimento. Adesso non so che cosa sia successo nei conservatori. Certo, non se la vedono bene come anche tutti, eh, tutte le istituzioni scolastiche. Se mi consenti un, un parallelismo, mh, non bisogna lustrare il, il ponte della nave quando la nave sta affondando, e la falla secondo me è provocata proprio dalla, dalla, mh, dalla mancanza dei, dei discendi, dalla mancanza degli alunni. Si accorpano sempre di più le scuole perché mancano gli alunni, e anche nei conservatori, in un periodo mm. storico, mh, permettimi Rosanna, come il nostro, di scarsa densità occupazionale. È anacronistico pensare che un, un discende di un conservatorio possa sbarcare il lunario. Quindi andrebbe fatto un'opera di sensibilizzazione. Quando mi iscrissi io alla prima scuola di pianoforte o anche accanto, i conservatori purulavano di, di, di alunni, c'erano centinaia e centinaia di iscritti. Adesso oh, la società è cambiata, è cambiata anche la musica, è cambiato il modo anche di intraprendere un discorso lavorativo. Ormai l'obiettivo è quello di entrare nel mondo del lavoro al più presto possibile. E entrare in un conservatorio con il punto interrogativo di forse non riuscire neanche ad insegnare in una scuola media, allora i ragazzi ci pensano anche ci pensano e fanno anche bene. Eh certo. E il rapporto dei giovani quindi oggi col mondo della musica come lo vedi? Che cosa ne pensi? La musica si evolve insieme alla società, va in pari passo. Io l'ho sempre detto che per me la, il linguaggio musicale è universale, è rimasto tale dai tempi di Eschilo, Sofocle, Euripide, quindi dalla, dalla tragedia greca fino alle, alle canzoni di, di Sanremo. Il linguaggio universale è quello: cambia la società perché la musica si affianca al cambio repentino della, della società. E una società opulenta come questa, eh, è anche effimera, eh, dei cambi repentini, è difficile gestire questi cambi repentini della musica. Quindi quando dico che la società cambia la musica è perché la musica appartiene alla società, però l'unico linguaggio che non è mai cambiato, ad esempio se la musica di, di Eschilo colpiva il cuore, la musica di Sanremo colpisce il cuore, è vero anche che un ragazzo che studia in conservatorio e che quindi sviluppa la sua parte culturale musicale si appassionerà più a un preludio e fuga di Bach, così come un Indios ascolterà la sua musica tribale e si emozionerà con la musica tribale, però il linguaggio universale è sempre quello, colpiva il cuore 500 anni prima di Cristo, Colpisce il cuore adesso, solamente che cambia in base alla società: è cambiato il modo di ascoltare, è cambiato anche il modo di fare musica. Se tu pensi che mh, nel, dal teatro greco alla prima, al primo melodramma, alla prima stesura della dell'opera lirica, del, del recitar cantando, siamo intorno al 1600 con Jacopo Peri se non sbaglio, con, la, con il Euridice, adesso un po' di, di storia della musica ma la ricordo, cominciavano i primi cantanti a salire sul palcoscenico, quindi per 2-300 anni si è parlato sempre lo stesso linguaggio, forse sarà cambiato il genere musicale ma il linguaggio era quello adesso nel giro di 30 anni, 40 anni siamo passati ad esempio dalla, dal vinile all'opera all lirica contenuta in una pendrive, quindi i cambi, cambi repentini sono difficili da gestire quindi i, i giovani seguono la scia della società e cambiano automaticamente però eh, l'unica cosa che non è mai cambiata e secondo me non cambierà mai è come colpiva il cuore tanti anni fa la musica colpisce adesso allo stesso modo e a proposito della musica che colpisce il cuore io faccio un'incursione nella tua vita privata se mi consenti Pre. so che da bambino hai tentato di entrare qui al teatro Giordano per assistere allo spettacolo di Rigoletto senza biglietto scoperto dalla maschera scoperto dalla maschera sei stato costretto ad uscire oggi rientri come direttore di questo teatro come ti senti e cosa ne pensi? prima sì, sì, facevo la scuola media la prima media se non sbaglio era... Sa sappiamo tutto. <ride> prima si portavano le, i ragazzi della scuola media in teatro nelle prove generali. Se non sbaglio, di mattina e, e si prendevano a campione dei ragazzi uh, all'interno dei più bravi, i più bravi in musica. Quindi ero stato scelto dalla professoressa di musica per vedere il, la prova generale di Rigoletto. C'erano anche, anche degli attori abbastanza famosi, però non ricordo, non ricordo il nome. E Che cosa è successo? Che mia sorella voleva andare in teatro, ho dato il biglietto a mia sorella, io entro, non se ne accorge nessuno. Eh, sono stato acchiappato dalla maschera e buttato fuori, violentemente buttato fuori. E mi sono ascoltato, di rigoletto, dall'esterno del teatro, di questo teatro. E adesso quando entri ci pensi? La prima volta che sono entrato ci ho pensato. Sì, cioè, è stato il primo pensiero che ho fatto quando sono entrato in questo teatro. Mi sono ricordato quando fui... Portato, buttato via dalla maschera, però non gliel'ho mai perdonata a mia sorella. <ride> Ma per amore fraterno si fa no, questo ed altro. Eh, Luciano, adesso entri in questo teatro come direttore, quali sono i progetti? Che cosa hai in serbo per la città di Foggia? Come vorresti che questo teatro migliorasse e cambiasse? Innanzitutto, portare un po' di, di musica strumentale, che è da molti anni che non si porta la musica strumentale, in questo teatro, e poi lavorare anche sulla lirica. Uh, vedi Rosanna, abbiamo un organico all'interno dell'assessorato, dell della classe dirigente e anche dello stesso assessore, Anna Paola Giuliani, una persona brillante, giovanissima, quindi che eh, possiamo parlare la stessa lingua. Ci sono buoni propositi, ci sono delle, delle, anche del, delle esperienze di, di produzione in atto. Stiamo cercando di migliorare eh, l'approccio anche tecnico, ma soprattutto di portare qualcosa di, di buono nella nostra città. Quando dico che abbiamo una classe dirigente vuol dire che siamo una squadra, vuol dire che lavoriamo tutti quanti alla stessa maniera. E come ti dicevo precedentemente, se si chiude il cerchio, cerchio. quindi i risultati si ottengono. Certo. Un'altra piccola incursione nella tua vita privata. Eh, nella famiglia Natale c'è il gene dell'arte. Noi sappiamo che tu hai un fratello, Antonio Natale, eh, che espone, un pittore famoso, che espone in tutto il mondo. Antonio, sì. Potresti portarlo qui a Foggia da noi? Ci sarà l'opportunità di vederlo, di incontrarlo? Ecco, se esiste il gene dell'artista, esiste il gene dell'umiltà, sicuramente. Verrà a trovarci, come no. Adesso è impegnato a Ginevra eh, per una mostra personale al Palazzo delle Nazioni Unite poi sarà nel, nella, se non sbaglio nella, nel Palazzo della Finanza di New York per un'altra esposizione. Eh. Eh. Ma ce ne sono tanti, noi siamo in una, in una zona, uh, la mia città, Foggia, il nostro territorio, è piena di artisti. È piena di artisti. Abbiamo nomi della nostra città che molti forse non sanno, che eh, portano alto il nome di Foggia in tutto il mondo. Abbiamo lo stesso Valentino Corvino che lavora nella, nella, nel comunale di Bologna, uh, Gianni Orio, che è un, un grande fisarmonicista e un grande pianista, lo stesso Antonio Pomba Baldi che è in America, che è uno dei più grandi pianisti che tutt'ora si esibisce sul territorio americano, che io ho già contattato e speriamo di, di portarlo nel nostro teatro. Ce ne sono tanti di artisti nella nostra città, tanti, ma anche tante associazioni che fanno il loro lavoro. Ci puoi dare qualche anticipazione per la prossima stagione, magari come ti stai organizzando? No, siamo ancora in fase siamo di lavorazione. Sicuramente porteremo la lirica. Sicuramente la musica strumentale, come ci sono pianisti di, anche di un, certo, di un certo spessore, come la Buna la Katia Buna la Wang. Ci sono pianisti, la stessa Beatrice Rana, che è stata vincitrice. che Io ricordo di un concorso in cui ero presente in commissione. di Uno dei primi concorsi di pianoforti fatti qui all'interno del teatro, organizzato proprio da Rotary Club. All'epoca facevo la direzione artistica del Rotary. La Beatrice Rana, una pianista eccellente, che viaggia a livelli molto alti nel territorio nazionale, quindi forse inviteremo anche lei. Non lo so, siamo in fase di programmazione, comunque faremo delle belle cose. Quindi noi attendiamo il cartellone della prossima stagione. Bene Luciano, noi ti ringraziamo per averci concesso, eh, come dicevamo in apertura, questa intervista. Ti... L'importante, scusami, che, ti intorno, che il tutto non sia una, una contemplazione estetica, cioè che il teatro non sia solo una contemplazione estetica. Ma che sia proprio un oggetto di sviluppo culturale del nostro territorio. Bene, e credo che la chiusura eh, che ci ha appena proposto Luciano sia la migliore. Il teatro de deve servire anche a far crescere in maniera operativa e fattiva la nostra città. Grazie mille grazie e a grazie a per essere stati con noi, eh, sì. amici di Un Teco Rosanna, al prossimo tema.